Benvenuti nell'Accademia Nerd, sono Fede. Oggi il video è molto importante perché è un video che ci avete chiesto voi. Abbiamo fatto tempo fa una richiesta, abbiamo selezionato un po' di colpi di Goku fighissimi e abbiamo chiesto qual era il colpo che voi preferivate, del quale estrapolare la storia proprio. Ebbene, è venuto fuori che il Dragon Fist, cioè il pugno del drago, è un attacco che proprio la vuole troppo conoscere. Comunque, prima di andare avanti nel video, vorrei salutare i due ragazzi che hanno risposto più veloce alla domanda della scorsa settimana. Cioè Giuseppe e Ludovica, complimenti ragazzi. Ah, e se vuoi essere salutato, io a fine video farò una domanda. I primi due più veloci verranno salutati la prossima settimana, mercoledì. Pugno del Drago, Ryuken, conosciuto anche come Pugno del Drago Esplosivo, Ryuken Bakuatsu, è un attacco incredibilmente potente sviluppato da Goku. Con questa tecnica, infatti, è in grado di distruggere nemici molto più potenti di lui stesso. Goku inizia il suo attacco con un pugno diretto verso il nemico, caricandosi o slanciandosi. Quindi il suo pugno, assieme al corpo, esce dallo stomaco del bersaglio con una energia amplificata in modo massivo, comparata al normale potere di Goku. E il suo ki esplode nella forma di un enorme drago dorato, riferito nello specifico come Brillante Drago Dorato, molto somigliante a Shenron e al drago della mitologia cinese da cui è tratto. Goku utilizza questo attacco la prima volta in versione Super Saiyan 3 contro i Rudegarn, scagliandosi poi nella sua forma normale contro Super 17, in forma Super Saiyan 4 contro Sun Shenron e Omega Shenron. Con questa mossa uccide istantaneamente Rudegarn e ferisce mortalmente Super 17, permettendo poi a Goku di vaporizzarlo con una Kamehameha. Distrugge anche i due draghi, ma come ricorderete bene, Omega Shenron si rigenera. Il colpo di Goku, usato per la prima volta in Dragon Ball GT, mostra che la mossa potrebbe avere origine nel primo Dragon Ball, probabilmente una versione updatata della tecnica utilizzata per uccidere Re Piccolo. L'esecuzione della mossa è virtualmente identica, meno la Kamehameha iniziale e l'apparizione del Drago Dorato. Sostituita dalla forma del Ki nella grande scimmia e in effetti ricalcando l'origine del personaggio legato proprio alla mitologia cinese. Il super pugno del drago viene usato da Goku in versione Super Saiyan 4. Goku attraversa San, immobilizzando lo Shadow Dragon e facendolo cadere ai suoi piedi. Poi Goku lo colpisce alla schiena, creando una brutale esplosione di un enorme drago con l'aura di fiamme che lo circonda. Dopo che il drago termina la sua sfilata, si schianta contro il nemico, infliggendogli danni incredibili. Goku poi usa la combinazione della Kamehameha per 10 ed il Dragon Fist per colpire e sconfiggere Omega Shenron. Inizialmente sembrava avere effetto, ma il possente Shadow Dragon recuperò tutti i danni ingenti grazie alla sua incredibile capacità rigenerativa. Nella serie Budokai, Dragon Ball Burst Limit, Dragon Ball Infinite World e Dragon Ball Evolution ed Heroes, la tecnica è una High Speed Rush chiamata Dragon Fist Attack. Goku si accuccia e si carica, seguendo poi con un pugno esattamente come descritto nell'anime e nel fumetto. Ci sono delle variazioni a seconda del gioco, utilizzando alcune animazioni aggiuntive che generano altre combo, o colpo che effettivamente porta lo scontro al termine. Goku può inoltre usare l'attacco in Dragon Ball Z Battle Taikan Kamehameha 2. In Dragon Ball Z Buu's Fury, Gogeta può lanciare questo attacco, nonostante non l'abbia mai usato effettivamente in Dragon Ball GT. Citiamo inoltre alcune variazioni. Cosa ne pensi di questo colpo? Fantastico secondo me. Comunque sia, la domanda che sto per farti è importante, perciò commenta rapidissimamente. I primi due più veloci verranno salutati mercoledì prossimo. Qual è la combinazione di colpi che Goku utilizza per battere Omega Shenron? Rispondi veloce, aspetto con ansia la tua risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e commenta comunque. Sono sempre attento alle vostre cose che scrivete. Da Fede è tutto, stay nerd e al prossimo video.